signori, bentornati su Crash Back in Time. Wow. E continuiamo con terzo livello di questo mitico fan made, che sicuramente vi state chiedendo qui sotto nei commenti. E che spettacolo questo livello. Cazzo, che spettacolo, guardate qua. È completamente free, non dovete scaricare nessun emulatore, nulla. Vi lascio magari qui sotto il canale per trovare il gioco, per poter scaricare il gioco. Ed è bellissimo. Tra l'altro, chissà se si può installare su una vera e propria PlayStation 1. Mi sa che è difficile, però sarebbe veramente figo poterlo vedere sulla console originale di Crash Bandicoot. Vi ricordo inoltre che questo è un fanmade ambiziosissimo, perché punta, prima di essere un gioco di Crash, grande, dicevo, prima di essere un gioco di Crash, punta ad essere un Crash Creator. Quindi un... Che è successo? Dicevo, prima di essere un gioco di Crash, punta innanzitutto ad essere un level maker, level creator, quindi un creatore di livelli, ovviamente in 2D, perché in 3D è un po' difficile, me ne rendo conto. Però comunque vi giuro che già poter creare così dei livelli di Crash in 2D è veramente stimolante e carino. Quindi magari vi invito a crearne, e ditemi qua sotto se volete che io giochi i vostri livelli, perché potrebbe essere una cosa carina. Allora, continuiamo. Questo livello io anche su Crash 2 li ho amati, perché le ambientazioni di questo livello sono fighissime. E le musiche, ragazzi, le musiche sono strepitose, su serio. Ok, questi cadono, sì, 27 su 80. Assurdo che comunque le ambientazioni siano troppo uguali a quelle di Crash 1. Cioè, Crash 1 e Crash 2, voi direte, grazie al cazzo, è quello il gioco, sì, però è proprio bello. Inoltre, vi ricordo che i nastri flashback, e questa cosa mi sa che non l'ho detto nei precedenti video, i nastri flashback li potete prendere solo se arrivate in quella zona senza mai morire. Quindi chissà se poi andando avanti col gioco diventerà veramente difficile, ecco, appunto, poter ottenere i nastri flashback. Continuiamo con il nostro bonus. Dicevo, questo gioco non ha molti difetti, però l'unico che veramente mi viene da dire è che mancano gli sfondi. Cioè, anche sfondi semplicemente 2D, magari delle immagini in PNG, mi andrebbero sta bene. Però lui, vedi, continua a fa sti fondali inutili così, che... Continuiamo. Fin qua è tutto perfetto. Ora, non so se scivolando riesco a prenderlo. Nastro flashback preso, che ovviamente dopo ci andiamo a fa. E iniziamo a salire. Mori, oh. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Mamma mia, che paura. La pianta mi mangia, bestemmi. Ok, no. Che è sto totem di... No, mi ha rotto il coso. Vabbè, prendiamo i Wumpa. Ero tornato indietro per vedere se c'erano delle cose. Spacchiamo loro. Che fa questo? Dove va? Ok. Ora, qua sembra finito il livello, ma non lo è, perché si salta qua, io me lo ricordo sta cosa, e si prende il mitico invito. Da vedere l'effetto della cascata così, veramente fighissimo. Entriamo e prendiamoci la gemma. Livello finito. 81 casse su 80, non mi chiedete per quale motivo. Il mio livello finito. Ce ne va a fa la prova di Aquaku, che devo dire sono veramente difficile. La precedente non l'ho fatta, non l'ho finita. Era troppo difficile, il tempo era veramente troppo ridotto. Si salta. Che devo fare qua? Come faccio? Mi è buggato? È buggato? Allora. Ah, così. Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cos'è questo bonus di merda? Vai, lo voglio finire, ma semplicemente per il gusto di finirlo. Ma non mi interessa del tempo, vi giuro. Vai, finito. Andiamo avanti. Quindi scivolo. No, oddio la strina. Io mi ricordo che quelli vecchi non erano così. Della prima beta non erano così. Dai, perché non ce la fa questa ebete? Ok, salta, grande. Madonna, non ci credo. Come faccio? Io odio questi inviti di Uka Uka. Ma veramente, perché l'ha creata? Cioè, sono carini, per carità, ma... Madonna. Ma è difficilissimo. L'ultima volta, vi giuro. L'ultima volta. Basta.
Finito, sono scarso. Non riesco a farli questi livelli, ragazzi. Più difficile di me. Magari poi ci faccio un video dove li finisco tutti. Andiamoci a fare il nostro flashback. 84 casse. Oh, vedi questi come sono più belli e rilassanti? Io non so perché ci ha messo le sfide di Uka Uka. Anche se la meccanica del salto fatta così mi piace, eh. Ho sbagliato. Si corre un po'. Oh, ci siamo. Madonna, che rilassanti che sono queste sfide. Hanno anche, vedi, hanno anche i loro problemi per queste sfide. 39 su 84. Ok, salto. Rompo prima tutte queste, che sennò... Ok. 5. 3, 4, 5. TNT. 1, 2, 3, 4, 5. Attiviamo TNT e scappiamo. Aspettiamo che scoppi. Ok, TNT, che è qua? No, non pensavo scoppiasse. Devo riniziare a capo. Non ci credo, mamma mia. Ok, mamma mia, ragazzi. Un platformer. Mamma mia, quanto sono forte. 3, 4, 5. TNT. Mamma mia, stavo per fare una cazzata. Ok, quindi qua, se io faccio così, scoppia tutto. Ok, scoppia tutto. Mamma mia, cos'è questa complicatezza? Quanto è difficile. E mo? Li ho finiti? Oh, 84-84, grande, hai preso tutto. Ah, sono un fortissimo, un platformer. 84-84, via. Signori, grazie per aver visto questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi il prossimo. Io vi saluto, ciao.